Siamo qui oggi a Castellamonte al liceo Faccio con il preside, il professor Daniele Vallino. Qual è l'offerta formativa di questo liceo? Cos'è che può avvicinare i ragazzi che quest'anno finiranno il primo ciclo obbligatorio e quindi dovranno scegliere un istituto superiore? Il liceo artistico dell'Istituto 25 Aprile Faccio, quindi la sede di Castellamonte, dedita totalmente all'istruzione di tipo artistico e per chi è artisticamente motivato, ma so che sto dicendo un'ovvietà. Non solo, è per chi è artisticamente motivato ed è in grado di motivarlo ulteriormente. Qui ci si trova il liceo artistico che, al di là di quello che uno può pensare, è comune, quindi che non si facciano problemi sugli indirizzi, eccetera, che hanno ancora 2 anni, Certo. molto orientativi, quindi in cui c'è una formazione di base propedeutica a qualunque forma di arte. Dopodiché, il terzo anno ci sono gli indirizzi che verranno scelti. Qui abbiamo attivato gli indirizzi di grafica, architettura, moda e ceramica. Faccio presente che l'indirizzo di ceramica è pressoché unico, ma il motivo è abbastanza ovvio. Quindi, chi vuole fare un altro indirizzo lo trova anche a Torino, anche se con Certo. più difficoltà, ovviamente. Chi è della zona, oltretutto, qui è molto ben seguito perché c'è un'attenzione proprio alla persona, alla sua provenienza, anche ad esempio per i trasporti. I trasporti si sa sono difficili, specie in provincia, ciò nonostante qui riusciamo a combinare le esigenze, degli studenti con quelle della scuola, anche stando a fare riunioni, incontri, per spostare anche di minuti le corse per cercare di far combinare tutto al meglio possibile. Poi, ecco, la offerta formativa è formativa, nel senso più completo del termine. Alla formazione in scuola si somma e si compenetra la formazione fuori scuola, nel senso che abbiamo la fortuna di avere dei soggetti esterni con i quali si interagisce volentieri. Faccio l'esempio: la Filarmonica di Castellamonte ha commissionato all'istituto, al liceo artistico indirizzo moda, la progettazione e si spera anche qualche passo dopo, penso, spero, la prototipazione, delle divise nuove. Questo è un grande atto di fiducia, peraltro ben riposta, mi sento di dire, da parte di un'istituzione come la Filarmonica di Castellamonte che è nota e consolidata sul territorio. Questo mi fa molto piacere e ne approfitto anche per ringraziare, consapevole che è un ringraziamento reciproco. Quest'anno a venire, 2022, sarà inoltre il centenario, dell'Istituto Faccio, che è nato come, istituto d'arte e poi con il riordino dell'istruzione si è tramutato in liceo artistico. Molti dicono bene, male, era meglio quando si stava meglio, era meglio quando si stava peggio. Io dico, cerchiamo di valorizzare quello che arriva. Allora, è stato licealizzato? Bene, dà la possibilità agli allievi di acquisire delle competenze che li mettono nelle condizioni di avere una cultura più ampia per valutare, apprezzare e anche quindi creare opere d'arte senza nulla togliere alla tecnica. È chiaro, problemi, ore di laboratorio che si sono perse, ma questo è un problema comune anche agli alberghieri, se per Certo. questo. C'è stato un riordino sul quale io in questo momento ho un giudizio ben preciso, ma non è mia intenzione perché non serve a niente il mio punto di vista qui comunicarlo. C'è stato un riordino che tra i vari effetti ha avuto anche quello di ridurre le ore di laboratorio, ma inutile che stiamo qui a fare polemica, non serve. Cerchiamo di vedere come valorizzare al meglio il possibile e
a vedere da quello che sta uscendo fuori si riesce. Questo con la collaborazione di numerosi docenti dell'istituto. Uno dei punti di forza, uno dei motivi per cui io vengo qui volentieri è sapere che trovo dei docenti e anche del personale non docente, non dimentichiamolo, collaborativi coi quali si stabilisce un clima umano che è premessa di quello professionale. Certo. Questo è importante proprio perché anche gli studenti lo vivono. Se uno studente entra in un istituto dove si vive bene, lui sarà il primo portato a vivere bene. Qui si vedono anche molti casi, abbiamo anche lo sportello d'ascolto che purtroppo serve. C'è un professore, peraltro di lettere, però che è competente, ha seguito corsi formativi nel campo e si fa portatore di questa iniziativa che sta accogliendo bene, male. Male perché ce n'è la necessità, bene perché si dà almeno una spiraglio di soluzione, una proposta, specialmente dopo questi anni, questo ultimo anno e mezzo che ha condizionato pesantemente proprio la psicologia degli studenti, si è condizionato la nostra, figuriamoci loro, la socialità che è importante, tornare in presenza, certo. Non è vero che la didattica a distanza è didattica, perché non lo è in toto. È un palliativo. Quindi qui cerchiamo, ripeto, senza andare sull'impossibile, perché dobbiamo sempre fare i conti sul possibile, la realtà non può essere cambiata, la realtà può essere riconosciuta e valorizzata. Quindi ci saranno degli appuntamenti anche come open day, sì, per i nuovi... Allora, a scuola aperta ci saranno appuntamenti sabato mattina 18 dicembre e poi 15 gennaio dalle 9 all'1. E poi invece per gli studenti del biennio, quindi non solo per accaparrare iscrizioni, ma nuovi, a prova che ci si tiene allo studente anche quando è qui, poi lo si segue, sabato 22 gennaio, sempre dalle 9 all'1, sarà l'appuntamento per gli studenti di seconda per aiutarli a capirsi meglio, a capire meglio cosa vogliono fare poi da settembre prossimo. Colgo anche l'occasione, visto che parlavamo di appuntamenti, per il centenario dell'Istituto Faccio ci tengo a riconoscere la collaborazione con soggetti esterni come la Mostra della Ceramica, come il Comune di Castellamonte, che tra l'altro ci dona delle vetrinette, contribuisce appunto all'acquisto delle nuove vetrinette per il materiale artistico. Certo. Sappiamo bene che una di quelle particolarità di questa scuola è che è anche un museo, ma è un museo dinamico e spontaneo. Ci sono opere, andiamo da Ugo Nespolo a allievi della prima. Sì, itinerante comunque, un connubio tra personaggi comunque famosi, artisti famosi e gli artisti del domani. Certo. E questo appunto ci tengo venga valorizzato e riconosciuto, questo motiva ulteriormente gli studenti. Certo, dà una prospettiva di impegno maggiore, insomma. Sì, appunto li mette nelle condizioni di dire bene, è realistico che io possa arrivarci. Certo. Poi offerta formativa all'interno proprio dell'istituto, perché il liceo di Castellamonte beneficia anche del fatto che fa parte dell'Istituto Superiore 25 Aprile Faccio, perché ci sono delle iniziative che sono di istituto. Certo. Quindi c'è un travaso di competenze da un indirizzo all'altro, è un travaso di competenze da docenti ad altri, ad esempio grazie all'interazione con la sede di Pournier. Lo scorso anno è stato elaborato un piano che verrà poi messo in atto anche di visita turistica del territorio di Castellamonte basandosi sui Pitociu. Quindi è stato preso come elemento di riferimento questo
soggetto in ceramica che è abbastanza particolare, sì. E gli studenti, grazie a un tipo di metodologia didattica di mappatura, hanno, mediante interviste, mediante visite e interazioni con persone del territorio, hanno ricostruito una storia e un possibile itinerario e sono arrivati poi dal lato più propriamente artistico a concepire un Pitocciu attuale. Oh. Quindi tante angolature che portano appunto alla visione di un qualcosa, un soggetto, un argomento che può essere preso come motivo, pretesto per legare soggetti diversi, per motivare chi è interessato alla parte artistica, alla parte territoriale, alla parte storica e chi appunto si forma in modo più motivato, più motivante. Faccio anche presente quest'anno, a proposito di indirizzi, che la famiglia del 25 aprile Faccio si amplia e sarà aperto il liceo linguistico. Oh, meno male. Sono docenti, già di solito c'è il dubbio, ma un indirizzo nuovo, i dubbi sono come saranno i professori e ci sono i numeri. Allora, la seconda domanda è banalmente risolta, ci sono i numeri? Dipende da voi, i numeri non ci sono prima. Quindi, la storia, non so se per caso si fa la classe, ma allora si fa, falla e si fa. Poi ricordo anche che c'è il paracadute, le scelte sono sempre due. Certo. Quindi, questa obiezione, abbiate pazienza, ma è abbastanza risibile. La prima domanda, i professori. Allora, i docenti, allora l'indirizzo è stato scelto proprio conoscendo il fatto che ci sono già un dipartimento, specialmente sulle materie di indirizzo, competente e consolidato. Parliamo di lingue straniere, stiamo parlando del liceo, del istituto turistico che da Eduscopio è stato classificato al primo posto per in riguardo alla scelta universitaria, quindi un istituto turistico in cui tendenzialmente c'è molta vocazione tipicamente liceale. Certo. Allora approfittiamone. No, è una bellissima, una bellissima cosa, una bellissima area, anche perché le lingue sono indispensabili.